molti comuni non sono in ginocchio, oramai sono stesi. Abbiamo necessità che ci sia la consapevolezza di questo da parte di chi ci governa. Ascolto, certezze e fondi sono queste in sintesi le richieste dei comuni al governo centrale, che da anni ormai taglia in maniera costante sui trasferimenti agli enti locali. Approvare il bilancio non da oggi è diventato un esercizio complicato, vista la pesante situazione debitoria dei comuni. Questa mattina a Chieti, ANCI Abruzzo, in collaborazione con IFEL, Fondazione ANCI Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, ha organizzato un incontro per approfondire le principali novità per i comuni che derivano dalla legge di bilancio 2017 e dalla recente approvazione del decreto mille proroghe. Come ANCI abbiamo presentato anche degli emendamenti sia ai provvedimenti del governo già emanati, però è chiaro che abbiamo chiesto e continueremo a chiederlo, lo abbiamo fatto anche oggi, maggiore attenzione da parte di tutti nei confronti dei comuni. In Abruzzo, anche a causa del terremoto e dell'ondata di maltempo di gennaio, a giugno, all'atto di approvare il bilancio, sarà difficile non tagliare i servizi ai cittadini. Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, anche in qualità di vicepresidente nazionale dell'ANCI, chiede al governo un'azione forte a sostegno di tutti quei comuni alle prese con gli interventi di somma urgenza dovuti alle calamità naturali. Servirebbero norme più chiare che non costringano i comuni a rincorrere ogni anno delle finanziarie, delle leggi di stabilità che introducono nuovi elementi normativi ma che non danno forza invece ai comuni sotto il profilo della capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini. Ci vorrebbe un governo che capisca che i comuni sono il primo baluardo delle istituzioni sul territorio. Siamo a Chieti, un comune che è stato duramente colpito anche dal maltempo e dunque il bilancio ne risentirà. Se io devo fare, come sto facendo in parte, con attività che è quella della somma urgenza, cioè di interventi immediati che gravano esclusivamente sul mio bilancio, io a giugno avrò necessità di fare i conti con un bilancio che, se da una parte non avrà più nessuna disponibilità per gli altri servizi, dall'altra sarà gravato da nuovi debiti, milioni di debiti, per i quali da soli non ce la possiamo fare. Ma abbiamo bisogno di certezza. La certezza è quella di avere dei fondi perché possano essere coperte le spese che oggi noi abbiamo già affrontato per ripristinare i nostri territori. Se ciò non accadrà, io riconsegno la mia fascia al prefetto, ci faccia lui quello che vuole.